Oggi a Roma si è svolta la cerimonia di avvicendamento ai vertici della Polizia di Stato tra Lamberto Giannini e Vittorio Pisani. La cerimonia di avvicendamento questa mattina alla presenza del ministro dell'interno Piantedosi. Capo della polizia diventa il prefetto Vittorio Pisani, che riceve il testimone dal prefetto Lamberto Giannini. 56 anni compiuti proprio oggi, calabrese di origine ma napoletano d'adozione, già vice direttore dell'AISI, Pisani è stato a lungo capo della squadra mobile di Napoli. Al suo mandato si devono arresti eccellenti di boss del calibro di Michele Zagaria e Antonio Iovine. Desidero manifestare la mia gratitudine a tutti i miei collaboratori e colleghi che con il loro lavoro negli uffici di cui ho avuto la responsabilità hanno sostenuto il mio cammino professionale. Nonché i miei maestri, alcuni non più in servizio, altri purtroppo non più tra noi, i loro insegnamenti, i loro consigli mi saranno sempre da guida. Pisani succede a Giannini, che dopo 2 anni al vertice della polizia è stato scelto come nuovo prefetto di Roma, incarico rimasto vacante per 63 giorni. Lascio oggi una polizia di Stato consapevole che il cammino da percorrere è quello tracciato nel tempo dalle tante generazioni di poliziotti che hanno servito il paese, anche immolando la propria vita. Due servitori dello Stato, ad entrambi l'augurio di buon lavoro dal ministro dell'Interno.